Preoccupazione ad Alverà per l'aumento di portata del torrente Bigontina, quello che l'estate scorsa esondò, invadendo la frazione e mietendo anche una vittima. Le piogge degli ultimi giorni infatti hanno gonfiato il corso d'acqua, che ha portato con sé molta ghiaia. Mentre alle 7 di mattina era ancora una verifica del nostro personale, era ancora in condizioni di ampia sicurezza. Nelle ore successive fino alle 10 è cresciuto notevolmente e quindi abbiamo attivato le procedure di emergenza, abbiamo chiamato una ditta privata che insieme ai mezzi e al personale del comune hanno cominciato lo sghiaiamento del letto, che è andato avanti per tutta la giornata di ieri e oggi si conclude, in modo da avere anche in prospettiva, se ci sono altre piogge, un margine di sicurezza sufficiente. Per garantire maggiore sicurezza sono allo studio diverse soluzioni. Gli interventi che stanno valutando i servizi forestali e valuteranno insieme al Genio Civile e Veneto Strade sono legati alla inclinazione di quel tratto di fiume, quindi all'aumento leggero dell'inclinazione e all'aumento dello spazio disponibile sotto il ponte. Il ponte è uno dei problemi. L'altro problema è che non si ferma il materiale, si depositi e non dipende dal ponte e quindi possa esondare in quella zona se si alza il letto del fiume.